Ricorderò alcune cose. Quando le nostre truppe erano vicino a Kiev, abbiamo ricevuto una proposta e persino un'insistente richiesta da parte dei partner occidentali di cessare il fuoco, di interrompere le ostilità affinché fossero intraprese determinate azioni da parte ucraina. E l'abbiamo fatto. C'è stato un episodio del genere, l'abbiamo fatto. La parte ucraina non ha interrotto le ostilità. Poi ci è stato detto che le autorità ufficiali ucraine non potevano controllare tutte le sue formazioni armate, perché apparentemente ce ne sono alcune che non obbediscono alle autorità centrali. Questo è quello che ci è stato detto. Non ho aggiunto né tolto nulla. Questo è il primo. Secondo, ci hanno chiesto di ritirare, con lo scopo di creare le condizioni per la conclusione definitiva dell'accordo di pace, l'esercito da Kiev. Lo abbiamo fatto e di nuovo ci siamo trovati di fronte a un inganno. Tutti gli accordi raggiunti a Istanbul sono stati gettati nella spazzatura e così è stato ripetutamente. Perciò, semplicemente ora annunciare un cessate il fuoco nella speranza che la parte opposta faccia alcuni passi positivi, non possiamo farlo. Questa è la prima cosa. La seconda. Il nemico ha approfittato di questa cessazione per migliorare la propria posizione, riarmarsi, completare il proprio esercito attraverso la mobilitazione forzata ed essere pronto a continuare il conflitto armato. Dobbiamo ottenere che la parte avversa accetti di intraprendere passi che siano irreversibili e accettabili per la Federazione Russa. Убивают на глазах. Еще сбили. Третий, четвертый сбили. Пятый. Ошалеть. Нету слов. Что происходит? Район набережный. Все горит, только что взорвали. Они вон расширились, куда-то пошли. Она разбирается, сидит, сидит. А я сейчас утром был, то мужиками вот туда. Первый взрыв, блядь, у меня аж окна все поэтлись, блядь. В Черкасы, блядь. Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел покурить. President Xi and President Putin, they all want NATO, the United States, to fail in Ukraine. And if Putin wins in Ukraine, it will not only embolden President Putin, also embolden President Xi. Thank you.
Why in Europe the same people remain in leadership positions? That is one of your questions. Well, in the first place, because they are not elected by the voting people among the 448.4 million inhabitants comprising the European Union. Instead, they are practically elected, or they were now practically elected, in a meeting composed by 27 politicians in the cupola of the European Union, as it happened last week in Brussels, and which they expect to be confirmed later. Secondly, all of them on the highest cupola are ex-politicians who have served in different European governments and in which they have a record of political failure.